Ciao ragazzi, benvenuti a questo secondo ed ultimo appuntamento dedicato ai controcanti. Se non avete visto il primo video, nessun problema, potete continuare tranquillamente nella visione di questo filmato e poi andare a vedere il primo, poiché in questo filmato farò riferimento ad alcune cose appunto delle quali ho parlato nel primo appuntamento. Nel primo video infatti abbiamo visto come realizzare un semplice controcanto, le basi essenziali, diciamo le più immediate, attraverso l'utilizzo delle terze maggiori e minori a seconda del caso. In questo video vedremo altri trucchetti, altre come aggiungere altre voci alla melodia principale in modo da arricchire quest'ultima. Adesso andrò a eseguire una breve melodia, una semplicissima melodia che mi sono preparato appunto per fare alcuni esempi. Sicuramente qualcuno si sta chiedendo cosa sto indossando io al collo. Bene, questa è una collana realizzata dal mio amico Luca, Luca di LTF Soul Creation. Sono pezzi unici, fatti totalmente a mano, e potrete vedere questo ed altri oggetti che lui produce nella sua pagina Instagram, della quale vi lascio il link in descrizione. Allora, nel primo video abbiamo visto, come dicevamo prima appunto, come realizzare un semplice controcanto attraverso l'utilizzo delle terze. Quindi, prendiamo ad esempio una scala maggiore qualsiasi, Do. Se io ho la mia linea principale che inizia, diciamo, sulla nota Do, la linea di controcanto andrà a iniziare sulla nota Mi, ovvero sulla terza maggiore sopra. Terza maggiore si trova a due toni dalla nota data, quindi se io ho, appunto, ripetiamo, la linea vocale, il canto che inizia con la nota Do, andrò a cantarmi la nota Mi come seconda voce. Se per esempio avessi la nota d'inizio della melodia principale su Mi, vado a cantare la nota Sol, vado a fare quindi una terza minore, un tono e mezzo, mezzo tono, un tono e mezzo, ok? Un tono e mezzo sopra. Perché faccio la terza minore e non quella maggiore? Perché se facessi la terza maggiore andrei a prendere un Sol diesis che nella scala di Do maggiore non esiste. Non a caso ho preso la scala di Do perché appunto anche visivamente è più facile perché ho tutti i tasti bianchi in fila. Mi sono preparato una semplice melodia che fa così. Semplicissima, banalissima, lo so, ma è quello che ci serve appunto per fare gli esempi. Se ho la melodia principale che fa una cosa di questo genere, potrò cominciare a concepire il mio primo controcanto sulla terza. Registriamoci al volo una base con il voice live. Funziona, ho utilizzato il trucchetto che avevamo visto nel primo video della terza maggiore sopra. Vediamo adesso di, tra virgolette, modificare questa terza. Facciamola all'ottava sotto, quindi diventerà una sesta. Se ho una terza maggiore, diventerà una sotto diventerà una sesta minore. Se sopra ho una terza minore, sotto diventerà una sesta maggiore. Sentiamo come suona. Voce principale. Bene, ha un risultato diverso, nel senso, essendo più bassa, lascia più, fra virgolette, libera la linea principale, ovvero è meno invasiva. Questo è a seconda dei gusti. Oppure possono essere fatte anche tutte e due. Adesso proviamo ad aggiungere anche quella sopra. Oh, 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 oh.
ci sta bene per forza perché è la stessa nota e quindi non faccio altro che raddoppiare all'ottava sotto il mio primo controcanto. È solo una questione di gusto, se voglio arricchire più o meno quello che ho già creato facendo la terza sopra o la sesta sotto, a seconda del caso. Ora vediamo di aggiungere realmente una terza voce che si muove su note proprie, e entrando diciamo a piccoli passi in quella che è veramente l'armonizzazione vocale. In questo caso appunto mi vengono in aiuto le famose triadi. Facciamo l'esempio di essere in un gruppo musicale in cui non c'è solo il cantante a cantare, ma ci sono anche gli altri componenti, magari fanno dei controcanti, delle seconde o terze voci. Ogni componente magari canterà una voce diversa. Io farò la voce principale, un mio collega di palco che canta la terza sopra ed un altro mio collega di palco che canta la quinta. Quindi mi muovo per triadi. Nel caso della tonalità di Do maggiore, che abbiamo utilizzato fino adesso, andrò a usare le note di Do, Mi e Sol, che altro non sono le note che vanno a comporre l'accordo di Do maggiore. Mettiamo la terza sopra. Andiamo adesso ad aggiungere la terza voce, quella che mi inizia dalla quinta. Devo però stare attento, perché se io vado a seguire esattamente in maniera verticale il disegno ritmico fatto dalle altre due voci, ovvero Sol, La, Sol, Fa, Fa, avrei proprio questo movimento qua. Ok? Sentiamo come risulterebbe. Funziona, diciamo che vado a cadere con la terza voce sull'accordo dominante, vado a evidenziare quella che è la settima minore, quindi l'accordo dominante, che è un po' fortino. Quindi cosa posso fare? Quello che facevo, diciamo, che abbiamo visto nel primo video, cioè vado a modificare un attimino la melodia della terza voce. Posso farla rimanere ferma, ovvero fermarmi sul Sol. Ok, funziona. Oppure che posso fare? Posso fare il giochino di portare la terza sotto. E poi aggiungere la quinta sopra. Ok, di fatto questa era una armonizzazione a tre voci. Qualcuno giustamente mi ha chiesto, ma posso utilizzare anche la terza sotto? Certo, lo posso fare. Ovviamente devo stare attento, devo fare lo stesso ragionamento, devo vedere se è una terza maggiore o terza minore. Se ho questa melodia qui, posso scendere una terza sotto e fare. Ok? Allora, si può fare, non è che non si può fare, per me in musica si può fare tutto. Però il problema è che questa terza minore sotto, ho una terza minore perché? Perché io da Do scendo una terza sotto e trovo comunque il tono e mezzo. Ma una terza, se la mia melodia sotto una terza minore non è che si senta moltissimo, anzi rimane un po' affogata. La sento più che altro quando scendo nel secondo accordo, perché vado a toccare la tonica del secondo accordo, che altro non è che la mia quinta di prima portata all'ottava sopra. Quindi sentiamo come suona. Effettivamente non ci sta male, siamo nell'armonia, quindi la posso utilizzare tranquillamente. Risulta un po', diciamo, a mio gusto, affogata nell'accordo, perché comunque io ho un accordo maggiore, un accordo Do maggiore. Vado a cantare un La che altro non è che la relativa minore di Do, quindi mi dà quel senso minore che, diciamo, in una melodia così raggiante... Na, è una sesta se la canto l'ottava sopra, no? Na, però lascio stare e la faccio l'ottava sotto, perché stavamo parlando appunto di terze minori, di terze, stavamo parlando appunto di terze sotto. Avessi avuto, diciamo, l'accordo sul quale mi muovo, il mio tappeto armonico, non Do ma La minore. Se magari questa melodia, questo ritornello, chiamiamolo, ha uno sviluppo e c'è un cambio di accordi e vado magari a cambiare gli accordi, a fare delle sostituzioni e mettere per esempio La minore, Mi minore, e continuo a cantare la melodia principale,
con questo cambio di armonia sotto funziona perfettamente, perché vado a cantare La come seconda voce, perché la mia prima voce partiva dal Do, e quindi vado a cantare la tonica dell'accordo che ho sotto nel tappeto armonico, La minore. Poi scendo al Sol, che altro non è che la mia terza minore dell'accordo di Mi minore. È una metodologia delle triadi, secondo me, la più semplice da imparare e più efficace all'inizio, magari per cominciare a fare delle armonizzazioni vocali che abbiano un certo senso. Bene, ho deciso di fare anche un altro esempio musicale su una canzone conosciuta, che sicuramente conoscerete, Fields of Gold di Sting. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. Vediamo di fare dei controcanti un'armonizzazione sul primo pezzetto. Ho il canto principale che mi inizia da Re. Quindi analizzando un attimo come si muove l'armonia, ho Si minore e Sol. Cominciamo a inserire il primo controcanto, quindi terza sopra. Torna perfetta, perché la prima voce mi finisce sul Sol, quindi sulla terza maggiore dell'accordo di Sol. La seconda voce mi finisce sul Re, quindi quinta dell'accordo di Sol. Tra l'altro si formano anche queste bellissime note di appoggio, di tensione. Mettiamo quindi la voce principale. You remember me when the west wind moves. You remember me when the west wind moves. Mettiamo la seconda voce. You remember me when the west wind moves. Adesso inseriamo una terza voce. Se salgo ancora, vado a beccare il La. Vado a formare, diciamo, la triade di Re maggiore, ma io mi trovo in Si minore, quindi il mio La, che sarebbe la quinta di Re maggiore, non è altro che la settima minore dell'accordo di Si minore. Quindi diventa un po' scomodo come controcanto. Rifacendosi un po' all'esempio che ho fatto prima delle terze, di fare controcanto la terza sotto, maggiore o minore, a questo punto vado a cantare come terza voce la nota, la tonica dell'accordo d'impianto, cioè del Si minore. Si, La, Sol, Fa, Fa, diesis. Quindi rimango, diciamo, nella triade di Si minore. Poi Si, La, Sol, Fa, diesis, Sol. Quindi vado a cantare la tonica dell'accordo di Sol maggiore. Quindi prima voce, seconda voce, terza voce. Sentiamo come suonano. You remember me when the west wind moves. Ok, funziona. In questa canzone poi c'è una sorta di bridge, diciamo così, no? I never made promises lightly. Quindi abbiamo gli accordi di Sol maggiore e Re maggiore. I never made promises. I never made promises lightly. L'accordo è Sol, Sol, Re. La voce principale inizia su un La, per risolvere sulla quinta dell'accordo di Re maggiore. Quindi, diciamo, posso tranquillamente cominciare a ragionare sulla triade di Re maggiore. Posso cominciare quindi a impostare il primo controcanto una terza sotto, Fa diesis, che poi mi rimane perfettamente, diciamo, collegato all'accordo successivo, al Re maggiore. Posso cantare, andare a cantarmi il Fa diesis, cominciare a fare il primo controcanto sul Fa diesis. I never made promises lightly. I never made promises lightly. Adesso che faccio? Stavo dicendo di ragionare nell'accordo della triade di Re maggiore.
mi manca solo una nota, il re, per l'appunto, perché il la lo canta la melodia principale, il fa diesis l'ho appena fatto, mi manca il re. Guarda caso, l'accordo re maggiore, re, fa diesis, la. Quindi posso fare la mia terza voce cominciando dalla nota re. I never made promises lightly. Posso anche fare qualche variazione per dire, se non voglio seguire in senso verticale la melodia principale, posso anche decidere magari una nota di lasciarla ferma. Invece di far muovere anche la terza voce, I never made promises lightly, posso rimanere fermo appollaiato sul re, ottenendo un risultato di questo genere. I never made promises lightly. I never made promises lightly. Oppure posso portare questa nota che ho fatto qua su in cima all'ottava sotto. I never made promises lightly. I never made promises lightly. Posso utilizzarle entrambi e mettere anche quella in cima. I never made promises lightly. Posso procedere tranquillamente a raddoppiare tutto e quindi cantare anche il fa diesis più alto, l'ottava sopra. I never made promises lightly. Posso procedere nel raddoppiare sotto, sopra, e magari togliere, che ne so, la quinta sopra e portarla sotto, oppure la terza farla diventare una sesta sotto. Insomma, le combinazioni sono molto. L'importante è tenere presente l'accordo sul quale mi sto muovendo, sulla triade, e andare a utilizzare le note che compongono la triade. All'inizio può essere difficile anche da intonare, ma nel primo video vi ho fatto vedere alcuni esercizi che potete fare per abituare l'orecchio a realizzare le controvoci, e a breve pubblicherò un video, una backing track. Ci saranno delle melodie più o meno facili sulle quali potete abituarvi a concepire dei controcanti. Magari se avete la possibilità anche di registrarvi, potete anche scaricarlo il video e registrare, diciamo, prendere le voci che io vi darò, insomma le voci principali, e cominciare a arricchirle con i controcanti che voi avete in testa, o comunque vi piacciono. E ripeto, come ho già detto nel video precedente, sì, ci sono delle regole. Io ho detto delle regole adesso e nel video precedente, appunto, dei riferimenti, come in questo caso appunto delle triadi. Ma non c'è mai niente di fisso, bisogna vedere un po' il terreno sul quale ci stiamo muovendo e l'emozione che si vuole comunicare. Non è detto che per forza bisogna seguire la regola. È, diciamo, un concetto estetico, il famoso risultato armonico che, diciamo, ci sembra migliore in quella situazione. Cioè, se poi il risultato armonico ci soddisfa oppure no. Bene, siamo arrivati alla fine di questo filmato. Io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo alla prossima. Ciao!